sotto al Palazzo d'Orno c'è una falda acquifera che si ricollega alla, diciamo, al fiume Idume, quel fiumiciattolo che esce dal, che sfocia dal Torre Chianca, e diciamo che attraversa un po' il centro storico di Lecce. Falda acquifera che, diciamo, sfocia a Torre Chianca, diciamo, passa dentro il Lecce storico. I proprietari che si sono susseguiti in questo palazzo, ci sono stati anche i proprietari che appartenevano agli, diciamo, a degli ebrei, dove venivano a purificarsi e a fare il bagno anche in questa vasca. Queste sono delle cisterne dove venivano intromesse, diciamo, delle derrate, le derrate alimentari per mantenersi in fresco. Come vedete sono una, due, tre, sono all'incirca alte un paio di metri. In quell'epoca, nel 1600-1700, i proprietari dei palazzi, diciamo, usavano quasi farsi il bagno nelle piscine costruite proprio appositamente, mentre lì quell'acqua è proprio una falda che fuoriesce proprio naturalmente, quindi usavano l'utile al dilettevole.